Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata della nostra serie di Champions. Allora, oggi voglio darmi un bel po' di sfizi e, parlando di sfizi, voglio comunque costruirmi una stanza del boss, o almeno il boss. Ora, non sono sicuro se ce la faccio a costruirlo perché mi sa che avevo bisogno effettivamente di un po' di cosette. Però per il momento andiamo a recuperare almeno gli oggetti che abbiamo recuperato qui dentro. Quindi abbiamo 10.000 di gold collezionati, dovremmo avere da qualche parte anche il resto. No, mi sa che l'altro non abbiamo ancora fatto, quella di Life Force. Forse ci conviene farla, vediamo dopo magari. Comunque, se ricordo bene, dovremmo riuscire a comprarci il boss, che dovrebbe essere da qualche parte. Vediamo un po', il primo boss si sblocca a livello 5, ok, quindi non posso ancora sbloccarlo. Però c'era una stanza invece che potevo costruire. Hanno aggiunto un po' di stanze nuove, mi sa anche il Lava Rooms. Oh, fighissimo, e si può già raggiungere tranquillamente. Perfetto, che figo. Quindi possiamo mettere la libreria lava, costa 5.000, io la metto. E però tipo va a intersecare un'altra struttura che quindi non si può fare. Mentre per quanto riguarda le altre, vediamo un po' cosa possiamo fare. Queste qua le possiamo già mettere tutte. Però possiamo farci per esempio questa qui, la default boss room. Però non avendo il boss in realtà è un po' inutile. Però non la mettiamo comunque, in realtà non si può fare. Ok, da questa parte non si può fare. Quindi dobbiamo per forza capire come diamine posizionarlo lì dentro, perché potrebbe esserci utile un boss. Però non so come fare per il momento. Quindi devo forza livellare e salire a livello 5 per poter poi mettere effettivamente un boss, perché sennò non avrebbe senso. E voglio anche raidare la mia stessa base quando avrò ovviamente una buona base. Ora, mi avete scritto nei commenti che effettivamente è un bug quello di perdere alcuni oggetti. Infatti avete ragione, alcune cose effettivamente sono un po' buggate. Infatti la spada, se non sbaglio, ce l'hanno ridata indietro, e quindi dovremmo averla. Infatti eccola qua la spada. Ora c'è anche un piccone qua vicino, che bello, però lasciamo stare. Io voglio andare a comprarmi adesso un'altra cosa, perché volevo levarmi lo sfizio di andarmi a comprare anche un'armatura. Non ci serve in realtà moltissimo, però un'armatura potrebbe fare la differenza. E visto che comunque costa davvero poco e richiede soltanto dei goblin flash, non dovremmo avere problemi nell'acquistarlo. Qualcuno mi ha fatto uno scherzo, mi ha messo blindness e pozioni varie in giro. Vabbè, non lo so. Andiamo però nel frattempo un attimo a visitare il nostro backpack, perché devo recuperare dei goblin flash. Ne abbiamo un casino sicuramente. Peccato che non si possono tutti mettere insieme, perché sennò era molto più facile. Mi sa che ne servono tipo un casino. Me ne servono, dovrei averne abbastanza, perché no, al momento quanto? 42, forse dall'altra parte ci stanno altri, no, quindi abbiamo 42 in totale. E dovrebbero bastare in realtà, perché comunque credo non servissero così tanti per ogni pezzettino d'armatura. E vediamo un po' come ce la facciamo a creare. Allora, vediamo un po', 5, 8, 7, 4, perfetto. Quindi come, insomma, il ferro in sostanza. Quindi facciamo uno e ce l'abbiamo, perfetto. Ci facciamo anche la seconda, la Goblin Chestplate. Ci facciamo anche la terza, perfetto. E anche l'ultima, questa qua. E sperando che questa comunque resista un pochetto di più. In realtà dovremmo riuscire a tenerla tranquillamente, perché vedo gente che ce l'ha addosso. No, cioè tranne questo che c'ha la cosa in ferro, però non credo ce l'abbia in ferro. Quindi un attimo, se io questa qua la tengo con noi, cioè la utilizziamo magari in futuro, va bene. Ha un po' di difesa e abbastanza durabilità, quindi dovremmo riuscire a tenerla con non troppe difficoltà, almeno si spera. E comunque non dovrebbe sprecarsi come non si spreca in realtà la spada, credo. Quindi bella domanda. Comunque dobbiamo un attimo vedere cosa ci serve per andare avanti. E ho finito i soldi? Cioè, ho comprato tutta questa cosa e ho finito i soldi. Wow, cioè, mi aspettavo un po' più soldi per iniziare. Invece, a malapena, ho fatto abbastanza soldi per poter completare tutto quanto. Quindi, questi qui sono cosa di 50k. Beh, vediamo assieme se sono valsi la pena questa spesa. Se questa spesa è valsa la pena. Quindi andiamo nel nostro Diams e proviamo ad affrontare qualcuno con un bel po' di roba. E sembra essere anche il migliore che sta qui, quindi andiamo a farlo. Perfetto, quindi recuperiamo la crossbow, recuperiamo la spada e ovviamente anche l'armatura, che ci servirà tantissimo in questa maniera. E iniziamo subito il ride. Vediamo ad affrontare questo nuovo tipo. Adesso scopriamo assieme cosa cavolo c'ha, ovviamente. Buttiamo questo, questi, e andiamo quindi a uccidere tutti quanti. Vediamo un po'. Ha un po' di difese, ha delle trappole. Questa è la cosa che più mi preoccupa, perché non so che trappole abbia. Per esempio lì c'è una trappola sicuramente, perché l'ha fatta proprio vedere. E comunque cerchiamo un attimo di buttare via questo qua. Allora, di qua vedo qualcosa. Infatti, oh, qua c'è una chest nascosta, che in realtà è tipo una chest trappolosa, va bene, che credo possiamo rompere anche manualmente, nel senso potrò romperla. Vediamo un po'. No, non posso romperla, perfetto. Di qui non c'è nulla, di qui trappole in realtà. E non so nemmeno se posso in qualche maniera fermarli. Devo fare attenzione in realtà
al fatto che i mob possano buttarmi nelle trappole. Infatti quello è il problema. Vediamo di utilizzare comunque la spell e di buttare via questi tipi. E quindi belle queste trappole, molto utili in realtà. Va bene, cerchiamo un attimo di passare da questa parte. Nel frattempo la armatura comunque non si utilizza, quindi avevo ragione sul fatto che non dovrebbe essere un problema. Nel frattempo questo qua adesso muore. Vieni qua, fatti colpire dal mio crossbow, che forse potrebbe fare più danno quando è caricato. E adesso andiamo alla parte finale. 320 avrà tutte le trappole da quella parte. Ho appena buttato via la maggior parte delle sue trappole che erano lì. Qua c'è qualche chest nascosta che però in realtà credo sia abbastanza bugata. E ci sono i ragnetti, quelli normali, quelli facili da battere. Quindi non dovremmo farci troppi problemi nell'uccidere. In realtà dovremmo avere anche il berserk. Infatti abbiamo anche il berserk, ragazzi, adesso. Quindi questo significa che possiamo shotarli più facilmente. Perché ora che ci penso, il berserk era del livello 2, giusto? Mi sa di sì, perfetto. E ci dà che cosa? Forza, vero? Sì, ti dà 2% di danno in più, tipo nell'arco di tempo di 30 secondi. Perfetto, abbiamo distrutto quasi tutto. Ci manca soltanto da distruggere quest'ultima parte in questa maniera. E adesso possiamo tranquillamente quindi cliccare qua sopra e completare la missione, guadagnando quanto? 12k. Beh, non sono pochi, sono davvero tanti. Siamo tornati quindi a 14k in totale. Vabbè ragazzi, queste legendary a 43 mostri. E io lo farei, cioè proviamoci. Questo è difficile, è parecchio difficile. E la voglio vedere, quanto diamine è complicata Storians. Proviamo a portarci un po' di roba con noi. Boh, se Legendary ci chiederà un po' di tempo sicuramente. Quindi vediamo un attimo di fare il nostro meglio. Ah, mi sa che l'armatura si è giusto un tantino buggata. E sì, credo che ci sia un bug. Vabbè, non ci interessa per il momento, ce l'abbiamo. Ok, questo è Legendary a 20 di rating, scusami, come? Niente ragazzi, io credo ci sia qualche problema di sorta con questa base, perché non ha difese. Dice che devo fare tipo le difese rating, però no, non ci sono. Quindi, problema. Proviamo a fare abort, però in realtà non capisco quale motivo ci sia per perdere così. Va bene, io volevo uccidere quello potente, mi sa che era buggato forse. Vabbè, sti cavoli, peccato ragazzi, mi aspettavo qualcosa di abbastanza complicato da battere. In realtà, bug ovunque. Andiamo a battere questo da 70 e vediamo un po' che cosa cavolo c'ha questo. Voglio fare un po' di soldi perché voglio farmi un po' d'apertura di libri normali, non troppo preziosi in realtà. E scopriamo assieme come siamo messi. Allora, questo almeno la parte giusta, meno male direi. Vediamo di buttarlo subito giù con la nostra super forza. Ovviamente andiamo un attimo a utilizzare il berserk e tutte le altre spell che mi sa che ho già sbloccato, mi sa. Credo proprio di sì. Nel frattempo massacriamo tutti con un sol colpo, anche perché abbiamo a disposizione la nostra forza disumana, che non è niente male. Recuperiamo anche questa life force. Di qua uccidiamo questi due cosi, che erano soltanto due. Oh mio dio, aspetta, ok, ci sono un po' di più in realtà, ora che ci penso. E di qua nel frattempo adesso invece ci sono questi due piccoletti, poveretti, belli miei, dovete morire. Ok, abbiamo ucciso tutti quanti, perfetto, possiamo completare la missione. Speriamo almeno 11k, così possiamo andare subito a fare l'altra. 11k, perfetto, vediamo il prossimo ovviamente. E vediamo cosa c'è. Scendiamo sotto il 60%, abbiamo questo qui con medium. Dovrebbe essere abbastanza fattibile. L'armatura non la porto, come tanto a questo punto mi sa che non funziona, quindi sti cavoli. Mi sa che rimane a prescindere tipo nell'inventario, quindi non dovrebbe essere un problema. E andiamo quindi a battere adesso i nostri amici. Questo ha molto di più di difesa rating rispetto ai precedenti, perché ha 600. Oddio, non molto di più, però comunque ce l'ha molto di più. E vediamo di fare più danni possibili. Utilizziamo il berserk, così possiamo bishottare sta gente. Aia. Andiamo a beccare quel tipo che sta scappando così. E qua abbiamo invece dei bellissimi mob incazzati. Metà vita. Ok, sì, effettivamente vale la pena chiamarlo medium questo. E vediamo un po' prima di andare avanti cosa c'è da quest'altra parte. Anche da questa parte. Mi sa che ha qualche stanza chiusa a random. Mi sa che non sono chiuse a random, sono messe così a caso. Vediamo di qui. Qui vedo un botto di mob. Quindi mi sa che qualcosa sta proteggendo. Sono mob piuttosto pericolosi, che sono i ragnetti, insomma. Però dovremmo riuscire facilmente a buttarli giù con questa cosa. Eccola qua, la UE. Perfetto, facciamoci anche magari nel frattempo quest'altra cosa. Prima di poter arrivare alla parte centrale voglio vedere cosa c'è di qua, perché di qua andava sempre dritto e ci sono anche dei mob, quindi qualcosa difendeva. In realtà c'è una doppia chest e mi sa che è una doppia chest falsa probabilmente. Molto probabilmente. Vediamo cosa ci aspetta qua davanti a noi. Non vedo mob. Sì che li vedo adesso. Ok, sono tanti. Oh mio dio, abbiamo un casino di roba ragazzi da battere. Perfetto, bel problema. Oh mio dio, sono tantissimi. Sono tantissimi, tutti nella sala del tesoro. Pezzo di merda. Guarda, aspettavo di andare nella sala del tesoro per fare le big uccisioni proprio. Perfetto. Ma tanto io sono preparato e li ho shotati comunque tutti utilizzando buone tecniche. Va bene, 55 ancora. Immagino che sia rimasto soltanto questo qui finale. E vabbè, ce l'ho fatta, è 50.
Qualche altra cosa era rimasto, ma sti cavoli, abbiamo allocato tutto, quindi prendiamo tutto quanto. 39.000! 39.000! Sono tantissimi, ragazzi, abbiamo 69k. Benissimo, direi di fare l'ultimo e poi andiamo a farci il potenziamento della nostra miniera. Non abbiamo nulla di molto interessante, quindi andiamo con questo di 70%. Mi dispiace che comunque non ci siano molti livello alto, perché c'è gente che comunque non fa molti upgrade alla propria, al proprio Realms. E da qua sopra non vedo niente. Serio? Cioè, non stai manco difendendo la tua libreria? Doppio chest, ovviamente. Questa è quella vera. Perfetto, così abbiamo a disposizione anche quest'altra fatta. 10k, 77k. L'ultima? Ma sì, facciamoci anche l'ultima. E solo se c'è qualcosa di utile, insomma, perché vuole qualcosa di decente. 40%, ragazzi. Possiamo andarci a comprare finalmente il prossimo tier, che credo sia il tier 4. Quindi andiamo verso la nostra warp mine. Eccola qua. Compriamoci qualcosa, ragazzi. Vediamo un po' che c'è. Allora, tier shop. Abbiamo a disposizione la possibilità di fare il tier 4? No, perché costa 300k. Mi sa che hanno aumentato i prezzi. Oh cavolo, ok. Quindi questo non si può comprare, ragazzi. Vabbè, allora con questi 100k, a questo punto, visto che possiamo, andiamo nella Game Forge e ci compriamo un po' di roba utile. Vediamo un po'. Possiamo comprarci un legendary e il resto. Ah, facciamoci un legendary, faccio voglia. E un bel po' di common. Vediamo un po'. Più un altro raro. Abbiamo 26k ancora. Un altro raro. Allora, ok, perfetto, abbiamo un casino di raro, ragazzi, di cose utili. Vediamo un po' di recuperare ciò che ci resta. Un altro ancora, perfetto, vediamo un po' i libri in ordine, ragazzi. Abbiamo Acid Rain 3, solo con 45% di successo. Oxygenate 1, che è tipo normale, non so cosa fa esattamente. Cactus 2, Fortify 2, Autosmelt 1, questo è buono su piccone, fantastico. Magari su piccone in diamante possiamo farlo. Pool 2, e questo è leggendario addirittura, è sull'arco, va bene. E Blindness 2, poi Slice 1 ed Experience 1. As a chance to give 2% di esperienza in più from ore. Buono, ragazzi. Fantastico, questi qua in sostanza può aiutarmi parecchio. Per esempio questo mi dà che cosa? Acid Drain, da tipo poison quando tipo ci colpiscono. Bello. Buttiamo via anche le cose qua nel looting. E per il momento vi saluto. Ci vediamo nella prossima puntata. Dimmi qui sotto nei commenti se ho trovato un libro di quelli abbastanza potenti. E devo farmi 400k per il prossimo rank. Pensavo fosse un po' di meno, invece devo lavorare parecchio sui combattimenti. Vabbè, lo faremo, non è un problema. Ciao ragazzi e al prossimo video.